Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Exit, che questo qui sarà un video leggissimo come tutti gli altri, ma questo in maniera particolare. Comunque cominciamo subito con cose produttive. Ci si sta ritornando l'armatura, io non ci ho voglia di spendere 34 livelli perché sappiamo tutti che ne spenderò 34 per ripararla. E quindi ragazzi ci serve un'armatura migliore che non si distrugga in tre colpi, perché potete vedere a 500 usi, e 500 usi sono veramente lezzini. Quindi ho pensato di farmi il primo pezzo dell'armatura che è più P del gioco. Però uno ragazzo mi ha detto che c'è un'armatura proprio più di questa, ma io sinceramente con questa qui so che vado sul sicuro. E quindi se vi ricordate bene, nell'ultimo episodio avevamo fatto questo aggeggio qui, che appunto ci servirà per fare l'armatura. Come potete ben vedere qua, ci servono 4 pezzi d'oro e 3 di ossidiana. Come potete vedere il crafting è abbastanza basilare, perché non so a dire il vero il perché. In effetti non me lo spiego ragazzi, perché un'armatura così OP, anche se non sembrerà, perché lo vedrete per chi non ha seguito la vecchia Exit, sembra una cagata di armatura questa qui, affidatevi che è OP. E boh, non lo so ragazzi, veramente un'armatura così OP si fa in modo così facile. Però effettivamente ci servono questi aggeggini qui blu, che noi ne abbiamo tipo pochissimi. Comunque, di usi non so minimamente quanti ne abbia, penso di più di questa che ho io ora. Ma ragazzi, ci rende veramente immortali una volta che è full. E ci tengo a precisare che deve essere full, ovvero tutti i pezzi. Però intanto può essere una buona alternativa. Comunque, se questa qua ci fa ben 4 aggeggini di riparo, questa qua ne fa, ok, ne fa sempre 4, quindi più o meno la stessa cosa. Però, allora, questa si può, diciamo, disincantare tutto da protezione, unbreaking, resistenza, che tanto boh, cioè, era abbastanza lezza. E ci dà... what? Ci dà veramente così tanti livelli? Intanto perché qua sta scorrendo ancora? Ci dà 44 livelli, ragazzi. Che ragazzi, siamo a 78 livelli. Comunque volevo vedere una cosa, tipo ora la metto così. Ah no, ok, me ne dà sempre 4. Ragazzi, cazzo, quanti livelli sono questi qua? Allora qua ci mettiamo una bella protezione 10.000 tipo. Ci mettiamo un... non lo so cosa metterci ragazzi. Unbreaking non si può mettere. Magic Protection non vorrei. Blast Protection, Fire Protection. Io metterei... no vabbè, questo qui... no ragazzi, sono merdate queste qua. Incantiamo così. Abbiamo un bordello di livelli ragazzi, veramente un bordello. E comunque, come potete vedere, un'armatura abbastanza degna. E tipo... sembra uno in tuta di qualcosa, non lo so, comunque ci può stare ragazzi, ci può stare. E intanto la prima cosa l'abbiamo fatta. Allora, un ragazzo tipo mi ha detto che effettivamente la meglio... dove cavolo la butto questa qua qua? La meglio sarebbe stata tipo, siccome avete visto tutti che hanno aggiunto dei mob nuovi su questa serie qui, che appunto sono abbastanza lezzini, perché questi mob che hanno messo appunto fanno laggare, perché sono veramente tanti ragazzi. Intanto questa qua guardiamo, non costa nulla ripararla, vabbè non la riparo nemmeno per ora. Anche se mi avete detto che si consuma, sì ragazzi ve l'ho già detto, si sta consumando perché appunto non è limitata, ma ha tipo 4.000 usi, quindi sti cazzi. Allora ragazzi, mi avete detto anche varializzate, tipo quella dei mob, io non so come diminuire i mob, perché tipo ho provato a smanettare un po' nelle opzioni, cosa ho fatto? Nelle opzioni qua e tipo non ho visto nulla di particolare, anche se so che si può fare ma non mi ricordo come. Ho aggiunto qua le teste nuove, ovvero quella di Notch, questa che non mi ricordo di chi è, e questa del coso del Nether che avevamo da tipo 30.000 episodi. E ragazzi, anche altre lezzate. Allora, prima di tutto vorrei piantare questo qui, che vi ricordo che nello scorso episodio l'avevamo trovati e servono abbastanza tante cose, insomma, tipo li pianto. Oh shit, shit, è notte ragazzi, di notte è ingiocabile perché è veramente pieno di mob, potete vedere anche dalla minimappa. A proposito della minimappa, un ragazzo mi ha detto come ci possiamo teletrasportare, ed è una cosa abbastanza figa perché non pensavo si potesse fare con questa minimappa qui. Intanto sì, qua tipo prima ho spammato a merda. Intanto siamo già a 46 giorni ragazzi di serie, perché vi ricordo che questo qui non importa se registro o no, ma comunque ci dice 47 ormai, vabbè. E quindi è abbastanza lezze da 47 giorni che sono qui. Ma non sono 47 giorni reali, sono 47 giorni di Minecraft, che a occhio potete più o meno sapere quanti sono, perché insomma, oh cavolo, cavolo, sì, vabbè. Ma che cazzo, ma c'è il mondo lo stesso qua fuori. No raga, questo spacca tutto. Oh, 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 ma che cazzo fa? Che cazzo fa? Curiamoci. Ma mi ha spaccato casa, bastardo. Ma che cazzo è stato? Ma tu perché sei così forte, raga? No, no, ma sei stato te. Forse, non lo so, raga, ma che palle. Dai, stronzi di merda. E ora, vabbè, meno male che c'ho la terra. No, ma che palle, dai, le cose così, no, ma manco fossero creeper. Tu che cazzo sei, fantasma di merda? Eh no, raga, boh, vabbè. Facciamo così. Ma è un ragno, è nuovo questo, non l'ho mai visto. Cos'è? Ma mi ha avvelenato. Porca puttana, ragazzi, porca... ma perché il mio ragno è così? Sono ovunque, colpiscimi, ce l'ho fatta. Allora, dovevamo semplicemente piantare questi cavolo di cosi qui. Nulla di particolare, ragazzi, madonna. E tu? Ma non ti ho mai visto prima anche te. No, vabbè, raga, ma guardate, non gli faccio nulla di danno, l'hanno messi troppo forti.
Ma veramente, ma non si può fare. Ma guardate, ma mi fa... No, raga, se mi fa il culo, se mi fa il culo, ragazzi, perdo un bordello di livelli, veramente. Non me lo posso permettere, certo, una cosa così. Sarebbe un episodio veramente fallimentare. E quindi va uccisa subito, ragazzi. Appunto, io prima di andare nel land, che potrei anche morirci, chiuderò il gioco e lo riaprirò, così almeno si salva nei livelli. Perché sinceramente abbiamo un bordello, ma intanto si fanno danno queste cose qui. Per veramente perdere tutti questi livelli qui, ragazzi, 56, io non voglio. Comunque, siccome dovevamo, intanto la J vi faccio vedere. Mi avete detto che qua ci sta il coso del waypoint. Potete vedere questa qui è la nostra casa, che se ci tippa sopra, non ho ben capito il perché, ma ci tippa sopra, che come cosa è abbastanza lezza. Quindi, oh shit, ma non l'ho fatto sopra il waypoint, che io sappia, l'avevo fatto dentro casa la scorsa volta. Quindi in effetti come cosa è abbastanza strana. Ma comunque, ragazzi, stiamo perdendo troppo tempo per cazzate. Intanto piantiamo i fiorellini, boh, così a caso. E ragazzi, vi ricordo che tipo dovevamo andare da qualche parte qua giù, ma non mi ricordo il punto preciso qual è. E che palle, sempre a martoriarmi. Comunque, ragazzi, io intanto metto in pausa, ritrovo il punto preciso qual era, magari ci metto waypoint e slogo, rilogo da gioco per salvare i livelli. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Ok, siamo ancora a casa, queste dovrebbero essere le coordinate di un punto davanti al portale, spero, soprattutto perché non ne sono sicurissimo. E tipo, cosa sta accadendo? No, ok, ha funzionato, ragazzi. E tipo, probabilmente stava morendo per qualche secondo Minecraft, perché infatti sta ancora morendo, perché ha caricato praticamente, ve lo spiego, perché non è che sia questo un problema di pack. Siccome noi eravamo laggiù, tipo qua da qualche parte, i chunk che stanno a questa parte qui non l'aveva ancora caricati, quindi l'ha caricati in mezzo secondo tutti. E ovviamente il povero computer non regge tutto questo. Comunque, allora, ovviamente esponiamo sopra, perché tipo il pezzettino lì l'ho preso sopra, perché non so se ci tippa in profondità. Intanto qua, ragazzi, veramente mi sembra che mi mettono sempre i mob nuovi, ma sinceramente se li potrebbero anche evitare di metterli questi mob del cazzo qui, detto così chiaro e tondo. Perché, boh, non mi piacciono per niente. E poi oltretutto, boh, non hanno senso di esistere. Comunque, se non sbaglio, stava da questa parte l'entrata. Non ne sono sicuro. Non ne sono per niente sicuro. Ragazzi, io non voglio solamente... Oh, ma avete rotto il cazzo! Dove siete? Morite. Oh, un colpo, ok. Ragazzi, io non mi ricordo sinceramente da che parte stava. Però era tipo un posto abbastanza lezzino. E tipo ci perderemo sicuramente, non lo ritroveremo mai più. E qua cosa c'è? Ah, vabbè, ma perché sì, ovviamente non si è mai esplorato tutto, ragazzi. Quindi tipo, boh, io ho il presentimento di perdermi. Anche se probabilmente l'ho già fatto come lo scorso episodio, ragazzi, perché come... Oh, cos'è? Cos'è? Questo è un creeper! Ma perché ci sono i cosini qui brutti, schifosi? Vabbè, ragazzi, qua siamo tornati al punto di partenza, quindi non è che sia proprio una grande cosa. Comunque, sentite, come al solito, ci ritroviamo direttamente lì, perché io tipo mi sono perso tipo brutalmente e non tornerò più a casa, oh mio Dio. Sì, ok, tipo qua ho interrotto il video e qua c'è il portale appunto per... Vabbè, ragazzi, io non ho parole, le ho perse le speranze, le ho perse. Soprattutto continuerò a non segnarmelo mai quel posto lì, perché così almeno ogni volta che ci voglio andare mi ci perdo. E vabbè, dettagli però. Comunque, allora, l'Ender Pearl dovrei sempre averle, perfetto. What? Dove, ragazzi? Quando mai le ho prese? Intanto aspettate che butto... Allora, mi avete detto che era tipo Ctrl Q? No, boh, che cazzo me ne frega. Mi sposto così. Sti cazzi. Allora, queste si buttano così. Ragazzi, ma io non so se ve ne siete resi conto, ma avete visto cosa ho qui? Le mele OP. Ma prima non le avevo. E da dove cazzo sono sbucato? No, raga, veramente, questo qui probabilmente me ne accorgerò anche riguardando il video. Però seriamente, ma da dove sono... oddio, da dove sono uscite? Ma sapete, quasi quasi ne mangio una ora. Ma sì, dai, che cavolo me ne frega tanto. Dormiamo... Veramente, ma cosa ho ucciso di OP? Magari una cosa che ho fatto pure off camera e non me ne sono reso conto e quindi boh. Vabbè, ragazzi, comunque state tranquilli che in caso l'avessi fatto off camera e voi tipo non avete visto come l'ho prese, state tranquilli che io le cose non me le citto, quindi probabilmente avrò ucciso... Cioè, perché prima appunto stavo uccidendo un po' di mob, avevo ucciso qualche mob che tipo... Intanto guardate quanti cuori ho. Avevo ucciso qualche mob che me l'ha droppate probabilmente di veramente forte, non lo so, ma tipo... Probabilmente l'ho fatto anche nel video, non saprei. Comunque, allora, laggiù ci è rimasto un coso da distruggere, vediamo se ci riesco. No, era un tiro quasi perfetto. Ok, ce l'ho fatta. Sì, vabbè, ma c'è un altro qua. Vabbè, ragazzi, comunque vi ricordo che diciamo, lo scopo dello scorso episodio era tipo quello di riuscire a salire sopra questa struttura. Intanto lì c'è una chest. Ragazzi, noi non abbiamo... Sì, in verità lo scorso episodio l'abbiamo aperto un po'. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma ha sfondato tutto. Vabbè, ma non sei legit. Vabbè, no, e questo cos'è? Vabbè, il mostro lì di merda, che palle.
Sì, ma fammi giocare, mostro! Mostro proprio schifoso, sudicio! No, vabbè, raga, ma io voglio semplicemente giocare, non mi interessa di lui. Allora, boh, cose a caso, non mi interessano più di tanto, quindi... Allora, se non sbaglio, la strada giusta per salire era questa qua. E vi ricordo che sopra c'erano i mob... No, non è questa la strada per salire, era da qualche parte, dall'altra parte. Tanto quello del drago lì di merda mi sta ancora attaccando. Qui, ragazzi, ci sono i mob, quelli OP, non questi qua, quelli che stavano al piano di sopra. Vi ricordo, appunto, perché ci shottavano, ma... Cioè, non è che ci shottavano, erano tanti e noi li facevamo veramente poco danno. Quindi, un segreto era, cos'era qualcosa lì, non me lo ricordo mica. E tipo, ragazzi, ora vorrei cercare di farmi un po' di esperienza, anche se effettivamente abbiamo già le cose quasi messe al massimo. Però effettivamente per uscire Ender Dragon, anche se può sembrare strano, tipo, ora come ora, forse, forse, sottolineo, non ci riusciamo. Perché ci manca appunto l'armatura OP, andrebbe incantato tutto un po' a modo, insomma, dei livelli in più sicuramente ci farebbero comodo, questo è sicuro. Intanto qua non ho ucciso nessuno, eppure c'è l'esperienza per terra, ma forse era dall'altra volta che si è salvata, anche se non so dire vero se si salvino dalle dimensioni, tipo l'esperienza e roba simile. Ma io tipo vorrei trovare un posto per risalire, tanto laggiù si sta rigenerando. Vabbè, ragazzi, no sti cazzi, a parte l'Ender Pearl, sì, però... Non so, vabbè, io sono, sì, sono Master Ender Pearl. No, vabbè, no, no, vabbè, c'ho il piccone, dai, è fattibile. Io che mi buggo nei blocchi, ok. Eccolo, ragazzi, eccolo laggiù, quello OP. Quindi noi ora ci tippiamo laggiù proprio come facciamo... No, oh, lo stavo per mancare. Ma cosa è successo qui? Ah, è passato l'Ender Dragon e ha spaccato tutto. Guardate, non ho fatto nulla di danno, com'è possibile? Ragazzi, me l'hanno... L'hanno depotenziata questa spada. No, fa 30 di danno. Perché veramente mi sta sembrando una più schifosa come spada. Eppure è fortissima. Boh, robe strane, robe strane. Comunque, volevo cercare di salire ancora, anche se qua ormai l'Ender Dragon... Ender Dragon, vabbè, sti cazzi. Ha distrutto tutto, infatti l'altra volta vi ricordate che qui c'era tutto un bel paesaggio fatto anche a modino. E ora invece, guardate, è tutto un po' distrutto. Non per causa mia, ci tengo a precisarlo. Comunque, ok, l'oro si prende, ragazzi, perché comunque ci può tornare utile in determinate occasioni. Buttiamo tutto, ok. Altre Ender Pearl, perfetto. Qua ci sono le zini che bisogna uccidere il prima possibile. Raga, quello cos'è, un Ender Dragon alternativo che verde? Cos'è, vegetariano? Non lo so. Ehi, amico vegano, facciamo amicizia. Lo so, ragazzi. Vabbè, sì, però se mi piazzo i blocchi e tu me li spacchi, brutto stronzo. Ma morici. Raga, non li faccio nulla, praticamente. No, oddio, un po' li faccio, però cavolo. Veramente non succederà questo episodio qui, perché noi... È vero, ora che ci penso, il nostro scopo era quello di salire qua sopra. Per tipo, oh, diamanti. Ci potrebbero servire anche questi. Perché, ragazzi, bisognava... Ah, cavolo, morici. No, vabbè, morici è inutile dirlo. Guardate, mi sta spaccando tutte le chest. Ah, stronzo, hai rotto il cazzo, hai rotto. E mo... No, vabbè, raga, ma se io faccio le cose, tutti i miei ponticelli... Cioè, io, ok, uso sempre l'Ender Pearl ovunque. Ma se quando mi faccio i ponticelli arriva uno stronzo così a casa e spacca tutto, te dammi questa mela. Può sembrare una cosa abbastanza strana detta così, ma tranquilli, ragazzi, non intendevo assolutamente nulla. Guardate, continua. Nulla di strano. Se no veramente, perché molti me l'avete consigliato, Metano usa lo stick che fa 9000 di danno. Ragazzi, facendo 9000 di danno è vero che lo sciotto subito, però non c'è gusto. Cioè, vedete, siamo già passato un episodio, lo scorso episodio, e forse anche questo, cioè sicuramente ci passeremo anche questo e forse anche un altro per uccidere tanto, boh, cose. Ah, è Lunar Dragon, coso lì, è sempre un boss. E praticamente, ragazzi, non avrebbe senso passarci così tanto tempo e poi un giorno, che ne so, mi rompo il cazzo, gli tiro una sparata così e muore, capite? Cioè, comunque, come cosa, va fatta a modo. Nel senso che ora dovrei andare a cercare, senza farmi sfruttare da nessuna parte dai tipi laggiù, i cosi da distruggere, che... Oh, no, vabbè, pure l'arciere del cazzo. Ma io ti sciotto male. Non è vero, non li faccio nulla. No, oddio, un po' glielo faccio. Vabbè, sei morto, avevi uno di vita. Allora... Ragazzi, io devo vedere dove stanno gli altri cosi che li rigenerano la vita. Intanto laggiù c'è... Intanto leviamo ritorno questi stronzi qui, ragazzi, perché veramente con questi qua che sono veramente forti e un po' ingiocabile. Ok, laggiù si sta rigenerando la vita, quindi c'è un aggeggio che gliela rigenera. Andiamo direttamente lì, almeno sappiamo dove stanno. Intanto qua, questo qui si è tippato via. Io mi ricuro, ragazzi. Si sta a vedere come prima o poi sbaglierò la freccia e gli tirerò quella sbagliata e lo curerò l'Ender Dragon invece di ucciderlo. Oh, uno sta qui. Vabbè, come lo manco, proprio incredibile. Allora, non dovrebbe più avere molti appoggi. Vediamo intanto se qui, perché è esploso tutto, non lo so. Allora vediamo, ci dovrebbe, no, non c'è più nulla. Oh, e vabbè, che cazzo è stato però. Oh, mi è passato qui. Ragazzi, non lo vedo. Tu sei schifoso però, muorici. Ok, ragazzi, dovrebbe essere quello là, no, quello lì è quello dell'erba. E quello laggiù, quello vero. Però è tutto scuro, ok.
Io ci provo di arco, ragazzi. No, prima di tutto voglio levare questo, ritorno questo qui che... Minchia quanta vita ha anche questo qua, Ne ha tantissime anche lui. Vabbè, ragazzi, però due draghi così, no, dai, cioè... C'è un limite a tutto, però, c'è un limite a tutto. Oddio, questo qua l'ho già levato mezza vita. Ci accontentiamo dell'Ender Dragon alternativo, anche se non è Ender, appunto, ma è semplicemente un drago verde vegetariano. Oh, shit, oh, shit. Cavolo, però se continua a fare così il lezzo, ragazzi, mega frizzatona, ok. Se continua a fare il lezzino così, ragazzi, la vedo sinceramente dura. Tanto qua quante spade ci sono, c'è la collezione. Io, come questo episodio qui, ragazzi, preferirei, non chiedo chissà che cosa, ma uccidere perlomeno quello verde, che mi sembra quello un po' più lezzino di tutti. Intanto, no, vabbè, ma dai, ma no, seriamente, cioè, tu hai rotto il cazzo. Beh, ok, ci ha pensato l'altro. E vabbè, raga, però è veramente un casino anche uccidere quell'altro, perché sono due comunque loro, fanno team, sti lezzini. Allora, blocchi ne ho, sì. Ok, potrei farmi tipo una torrettina così, anche se l'ho fatta tipo troppo a culo, ma non è un grosso problema. Poi, vado qua sopra in modo che se spacca i blocchi comunque ne ho altri su cui appoggiarmi. Ok, eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. Intanto anche lui si rigenera, ma lui che li sta tirando? A lui! Ah, Ender, guardate, stanno combattendo tra di loro gli Ender, che poi non sono Ender, lo ripeto, però vabbè, sti cazzi, ragazzi. No, ma dai, veramente, ma se si rincorrono tra di loro, oh mio Dio, no! Ok, dai, a 166 di vita, ragazzi. Prima o poi ce la faremo a distruggerli, forse. Allora, vediamo dove stanno. Ok, questo nero mi è passato accanto. Quello verde sta passando ora. Ok, però quello verde ho visto che vola un po' più alto. E quindi è un po' un problema. Però, allora, tirandola... Ok, what? Shadow Games. Ma raga, ma l'avete visto stavolta in diretta? Ma che cosa? Poi la musica c'è anche. Raga, è inquietante. Veramente. Cioè, ma what? Tanto tu muorici male, stronzissimo. Ok, olle. Anche te muorici. Perfetto, ragazzi, in teoria... Oh, ok, ce l'ho fatta evitarlo un pochino. Vabbè, riparti all'attacco subito, sì, lezzissimo. Ce n'è un altro, ovviamente, sì, perché se non sono in due ad attaccarmi anche in tre, dai, questo va a 200 di vita. Ma che... Oh, vabbè, anche quest'altro, ma cosa sei, però? Vabbè, raga, no, io mi rigenero un attimo, sperando di non beccare, tipo, ciò che volevo uccidere. Ok, vediamo dove è finito quello verde. Ricordo che il nostro obiettivo era lui, non questo lezzino qua, che l'abbiamo shottato abbastanza easy subito. Allora, ok, facciamolo avvicinare, tiriamolo in una frecciata. Quello verde, ragazzi, ok, quello verde, l'abbiamo beccato. Oh, è morto, ragazzi, è morto. Shutdown Games is over, ok, is over dovrebbe voler dire che è abbastanza lezzino, come al solito. Quindi, però, di esperienza non ci ha dato un cazzo, ragazzi, praticamente. Invece no, ci ha droppato questo, che è il Dragon Helmet, ragazzi, l'avete visto? L'avete visto cosa c'era scritto? Raga, aspettate, qui urge un minuto di pausa. Io lo proverò insieme a voi per vedere se è vero. Allora, forse è buggatina come cosa, però aspettate un attimo. Vediamo se si rigenera oltre. Ragazzi, c'è scritto che aggiunge 10 cuori. Però c'è da vedere se come cosa è buggata, perché come... Dai, però se mi attaccano non posso vederlo. Vabbè, allora mettiamoci questa mangia... Sprechiamola, che se ne frega, giusto per vedere, tanto sti cazzi. Raga, sì, i cuori verdi! Siamo riusciti, non ce ne ha dati 10, ce ne ha dati 5, ma forse è anche giusto, perché forse un cuore conta come 2 di vita, forse. Mi sembra di sì, appunto. Ragazzi, abbiamo 5 cuori, abbiamo i cuori verdi ora. Però, appunto, l'elmetto ci dava a noi... mi sembra che ci dava saturazione, ovvero che non si poteva, cioè che potevamo campare anche senza mangiare. Ditemi voi, ragazzi, cosa preferite? Preferite i cuori verdi o non mangiare? Fatemelo sapere ovviamente con un commento. L'obiettivo, diciamo, di questo episodio qui è stato raggiunto, anche se è un obiettivo un po' improvvisato così. Tanto guardate quanto... Ma che cavolo, ma sul serio, è una faccia di drago, ragazzi, è tipo un rinoceronte bruttissimo. Comunque, finiamo questo video in modo abbastanza lezzo, killando oltretutto in terza persona, che è lezzissimo. Comunque, spero che vi sia piaciuto, ed è, ragazzi, ciao a tutti!